In assoluto, il protagonista di questa ricetta, ma proprio in assoluto, ci sono anche tanti attori comprimari, è questo, è il porro. E ci si va a fare una lasagna che secondo me è straordinaria, ma veramente straordinaria per semplicità, ma combinazione di gusti assolutamente favolosa. Cominciamo a farla. Prima cosa da fare è quella di pulire i porri e andarla a stufare. Si toglie la parte terminale, si toglie la parte superiore, ma non tutta, cioè levate proprio le foglie un po' più dure, queste qui che sono meno saporite, e lo fate con tutti i porri che serviranno per questa ricetta. In genere, io vi dico la verità, la prima foglia la tolgo, la parte esterna la tolgo sempre. Poi magari questa qui è perfetta per fare nei brodi vegetali o altro, però è tendenzialmente estremamente fibrosa. Incido nel mezzo e poi vado ad aprire leggermente e a sciacquare, perché che cosa succede? Può succedere, eccolo qui, così si vede. Succede che ci può rimanere sempre un pochino di terra, quindi conviene sempre aprirlo leggermente e sciacquarlo per bene. E questa operazione la ripeto con tutti. E le vado a affettare. Questa parte qui, se volete un sapore più delicato, non mettetela, perché la parte, diciamo, più in alto del porro è quella con un sapore più intenso. Metto un po' d'olio, potete scegliere anche il burro, o fare mezzo e mezzo olio e burro. Metto un po' d'olio in una padella, accendo il fuoco e faccio stufare i porri. Ora, così, aperte piano piano, quindi dovete fare un pochino di attenzione. Cominciamo a far rosolare un pochino bene i porri. Quando hanno cominciato a rosolare, quindi lo vedete che piano piano cominciano a cambiare anche le proprie dimensioni, coprite e lo lasciamo sfumare leggermente, se serve un gocciolino d'acqua, ma solo se serve. Nel frattempo, che cosa vado a fare? Vado a fare una classica besciamella, quindi burro, farina e facciamo la besciamella. Se volete avere quel pizzico di acidità in più, invece di aggiungere un gocciolino d'acqua per far stufare bene i porri, potete aggiungere e dare una bella sfumatina con il vino bianco. Questa è una scelta che dovete fare voi. Io non amo particolarmente quel residuo di acidità che mi lascia il vino bianco, quasi, quasi mai lo metto nelle ricette, però qui scegliete voi. Mi raccomando, una cosa importante, soprattutto quando si va a stufare, non mettete il fuoco al massimo, perché invece di stufare poi bruciate, quindi mettete la temperatura medio se non bassa, seguitelo, perché come vi dicevo prima, se si stringe troppo un gocciolino di acqua così si stufano meglio. Ci vediamo fra pochino. I porri sono pronti, la besciamella è pronta, ci aggiungo nella besciamella, ora posso togliere anche dal fuoco tranquillamente. Un po' di parmigiano lo metto direttamente dentro. Un po' lo metterò negli strati, un po' lo metto direttamente dentro la besciamella. Fatelo questo quando la besciamella è ancora calda, così si scioglie bene. Quindi, besciamella pronta, porri sono pronti, cominciamo ad assemblare, ma prima vado a tagliare il prosciutto cotto. Fatevi fare delle fette un pochino più spesse, così si riescono a fare dei dadini un pochino più consistenti. Formaggio Emmental ci sta benissimo. Groviera ci sta benissimo, Fontina, Fontal come in questo caso. Comunque un formaggio dal sapore abbastanza deciso ma non prorompente. Se invece volete fare proprio una variazione incredibile, mettete il gorgonzola. Ciao. Comunque questo ci sta bene. E anche questo si fa a pezzettini. E lo metto insieme al prosciutto cotto perché tanto lo metterò tra gli strati tutto insieme.
E ora andiamo a assemblare. Io uso la pasta, quella fresca che si trova comunemente in tutti i supermercati. La potete fare voi, in quel caso la dovete scottare, oppure potete prendere quella secca, come volete. Quella fresca non ha bisogno di essere scottata, non c'è necessità. E vado a fare il primo piano. Anzi, ci metto un pochino di besciamella sul fondo. Un po' di besciamella, ma poca, giusto per tenere un po' d'umidità sul fondo. E comincio a mettere gli strati. Metto un po' di besciamella, metto i porri, metto il formaggio e pesco il prosciutto cotto. E ricomincio con gli strati. In realtà potrei terminare qui perché siamo proprio ai limiti, ma la faccio esagerata, vado oltre, faccio un altro piano. Io lo so, è una cosa ridicola questa film, ma lo sapete che queste punte qui, che poi sono quelle che si bruciano, sapete che mi piace da morire mangiarle, ma sempre, sempre è stato così. Besciamella sopra. Poi, se vi è rimasto un po' di formaggio, di prosciutto cotto, mettetelo. Non mettete porri. Avete visto, i porri proprio non ce li metto, perché i porri, se si bruciano, diventano amari. Un conto è il prosciutto cotto che diventa sbruciacchiato, secondo me è anche buono, ma non certamente i porri, che rovinerebbero tutto. Pezzettini di formaggio in quella, ovviamente perché sono rimasti, no, potete fare anche a meno, oppure fare un po' come faccio io a mangiarli. Quello che invece secondo me è assolutamente necessario da fare è parmigiano sopra. Si va in forno, considerate che ci vogliono almeno 20 minuti, però 25 minuti ci vorranno tutti, ma comunque arrivate alla colorazione che vi piace voi. La temperatura del forno io faccio sempre 200 gradi statico. Si è raffreddata, bisogna essere onesti, l'ho fatta raffreddare un pochino perché sennò era a temperatura fusione, ma è anche un pochino più facile poterla tagliare e prenderla, anche semplicemente per assaggiare, per un pezzettino proprio minuscolo. Un pezzettino minuscolo. Un po' troppo minuscolo. Forse se mi aiutavo con un coltello la cosa è decisamente migliore. Ho preso troppo piccolo questo pezzo. Quasi mi stupisco, o potrei dire mi vergogno di me stesso. Com'è? Opla. E meno male che ho parlato dicendo due secondi fa che aspettavo un pochino. Invece per tirarla su mi è rimasto un pezzo di pasta attaccato. Che peccato, è brutta vedersi così, quindi è brutta, dovrò assaggiarla tutta. Però mi serve anche la parte di sopra. No, il sapore è assolutamente fantastico. No, davvero, non avete idea di che cosa può essere questa lasagna. È qualcosa di favoloso. Questa va assolutamente tra le mie prime tre lasagne in assoluto. Fantastica. Mi dispiace averla tirata su male, ma è clamorosamente buona.